Io ringrazio Greta della presentazione. Ovviamente non posso non ringraziare Askili Academy che con ottima organizzazione tiene questi incontri formativi a beneficio di noi professionisti in maniera non soltanto ineccepibile e con ottimi colleghi relatori, ma anche gratuita. Io di buon grado ho accettato l'invito di Askili Academy a ripetere in realtà un webinar che avevo tenuto forse un anno o 2 anni fa, non ricordo, con lo stesso argomento. Mi fa piacere perché vuol dire che l'argomento ha trovato interesse tra gli utenti. Ho cercato pertanto di introdurre nuove trattazioni all'interno dell'oretta che trascorreremo insieme, come per esempio l'arte digitale, gli NFT e dei nuovi dati economici aggiornati. Prima di guardare con voi le slide che ci occuperanno per un'oretta, appunto, io spenderò 2 parole di introduzione, molto brevi, che sono alla base per le considerazioni che poi faremo nel corso di questo incontro. Io ho abbracciato l'argomento delle collezioni d'arte da un punto di vista professionale perché mi sono reso conto nel tempo, anche dal confronto non soltanto con colleghi, avvocati, ma anche dal confronto con le private bank che sono molto attente all'argomento, che ormai gli oggetti d'arte sono diventati un asset class. Anche se relegato soltanto al 4-5% del patrimonio degli investitori, ma comunque sono diventati un asset class sicuramente presente nel patrimonio degli investitori più ricchi, più possidenti. L'altra considerazione che volevo fare con voi è che in periodi di economia non serena, in periodi di economia perturbata, l'investimento in oggetti d'arte diviene un bene rifugio e siccome da tempo noi abbiamo un'economia parecchio sottoposta a perturbazioni, abbiamo un roller coaster finanziario e di valutazione dei titoli e dei vari investimenti, l'oggetto d'arte resta sempre un bene rifugio molto, molto quotato. E questo è tanto vero che per esempio lo scorso 2021 le case d'asta, le 3 più grandi case d'asta mondiali, cioè Sotheby's, Christie's e Philips, hanno fatto un più 70% rispetto al 2020 di vendite e un più 2,30% rispetto al 2018. Quindi questi numeri ci dicono che al di là delle sensazioni di ognuno, sicuramente l'investimento in arte da parte degli individui più possidenti resta ancora un investimento ricercato e importante. Fatta questa premessa generale, noi tratteremo alcuni argomenti oggi che saranno, per esempio, il trust, la fondazione o l'intervento del fiduciario alla successione, tenendo da conto alcune peculiarità del mercato proprio dei beni da collezione dell'arte. Le considerazioni sono queste. Innanzitutto il mercato illiquido, quindi non è un mercato sul quale ci sono trattazioni continue e facili sulle stesse opere che si vogliono vendere. Poi è un mercato non trasparente perché ha una asimmetria informativa tra professionisti del settore e utenti non professionisti molto molto ampia. E poi è un mercato che dà la possibilità di accedere ad investimenti che non danno rendimenti, un quadro non stacca un dividendo come fa un bond, una fotografia non dà una periodica remunerazione come fa un titolo di Stato. Ciò detto, l'investimento in arte va preso con molta prudenza. Bisogna avere sempre la modestia e l'attenzione di verificare il soggetto dal quale si va a comprare, cercare sempre di avere certificati di autenticità e di provenienza dell'arte che si compra, verificare la corrispondenza tra l'arte che si compra e la foto che attesta l'originalità dell'oggetto comprato
Ed è anche buona norma sia avere documenti fiscali, come ad esempio le fatture che descrivano l'oggetto che si compra, sia evitare il miraggio dei falsi o dei veri, dei guadagni facili, insomma, degli affari a portata di mano. In conclusione, possiamo dire che il mercato dell'arte è un mercato nel quale va spesa più la passione e l'amore per gli oggetti d'arte che non il denaro, l'aspettativa di fare denaro, soprattutto. Chiuse le premesse di rito, sulle quali spero di non aver annoiato nessuno, ma di aver posto le basi per la condivisione di ragionamenti tra me e gli utenti che sono iscritti a questo webinar. In ordine di indice, appunto, incominciamo a vedere il mercato mondiale dell'arte. Ciascuna voce dell'indice è accompagnata, per vostro piacere, da uno dei più delle opere più vendute nel corso del 2021, non più vendute, perdono, che ha fatto il prezzo più alto nel corso del 2021 all'asta. Questo è un Picasso che Christie's ha venduto 103 milioni e rotti di dollari. Diciamo mercato mondiale dell'arte. I dati che vedete in questa slide sono i dati che negli anni dal 2009 al 2020, a livello mondiale, quantificano le vendite di arte in dollari. Questo grafico è parecchio interessante perché ci mostra come, lasciando da parte il 2009, che è stato l'anno orribile dopo la crisi finanziaria che ha colpito gli Stati Uniti e poi l'Europa, che ha realizzato soltanto scarsi 40 miliardi di dollari in vendite, successivamente, come potete vedere dal grafico che arriva sino al 2020, il mercato ha sviluppato volumi parecchio importanti. Se guardiamo, è salito sino al 68 rotti miliardi di dollari nel 2014, ma comunque anche nel successivo 2014 non è mai sceso sotto i 50 miliardi di dollari. Passiamo alla slide successiva. Eccola qua. Allora, ho scelto di mostrarvi questa slide, sempre riferita agli anni sino al 2020, per dare anche un inquadramento geografico su dove viene venduta l'arte, dove questi volumi che abbiamo visto nella slide precedente trovano sviluppo. Allora, non sbagliamo se diciamo che all'incirca il 40% del volume d'affari viene sviluppato negli Stati Uniti, e il restante 60% è suddiviso in parti uguali tra Cina, Gran Bretagna, quindi soltanto Gran Bretagna, e gli altri paesi. Quindi abbiamo un 20% Gran Bretagna, un 20% Cina, un 20% altri paesi, il 40% degli Stati Uniti. E questa slide è importantissima perché, al di là degli slittamenti o dei cambiamenti da un anno all'altro, ci mostra in maniera evidente e abbastanza ferma quali sono le geografie all'interno delle quali si viene mossa la grande totalità dei volumi di questo mercato. In questo grafico abbiamo una divisione degli andamenti dove, oltre che i paesi che ho detto prima, gli aggregati che ho detto prima, si vede anche la Francia e l'Unione Europea come si muovono. È interessante notare che l'andamento delle vendite ha un trend simile in tutti i paesi, quello che è dissimile invece sono i volumi. Quindi, per esempio, gli Stati Uniti, che la fanno sempre da padrone in tutti gli anni, hanno comunque lo stesso andamento, lo stesso disegno di curva più o meno dell'Unione Europea o della Gran Bretagna, proprio a dimostrare che all'incirca quello che abbiamo detto prima sulla tenuta degli oggetti d'arte come bene rifugio è abbastanza vero anche nel tempo. Questo grafico qui vuole essere una
invece un'analisi più dettagliata, di maggiore approfondimento sulla partecipazione dei paesi al volume di vendita dell'arte annualmente. Questo grafico si riferisce al 2020 e quindi ci mostra che all'interno di quella fetta di 20%, che non è Cina, non è Gran Bretagna, non è 40% degli Stati Uniti, ma che è altri paesi, c'è una partecipazione soprattutto di Francia e poi Svizzera, Spagna, Germania, l'Italia del sotto l'1%, si può dire che si dividono soltanto le briciole. Ecco che anche a voler fare una suddivisione tra paesi all'interno, una maggiore analisi di paesi all'interno dell'Unione Europea, si scopre che c'è una frammentazione molto 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 bassa anche per paesi che sono industrialmente importanti, a parte la Francia. Allora, quando abbiamo parlato prima di asset class, abbiamo fatto riferimento alla partecipazione al patrimonio degli investitori dell'arte in una misura del 4-5%. Quello che è interessante notare, però, dicevo prima e ripeto nuovamente, è che è vero che la partecipazione dell'investimento in oggetti d'arte è una partecipazione che ha una percentuale residuale rispetto al totale degli investimenti, diciamo 5% al massimo. Però è anche vero che è un investimento costante. Cosa voglio dire? Voglio dire che è piuttosto improbabile che un investitore, al crescere del suo patrimonio, non faccia crescere anche l'investimento in arte, al diffondere dei suoi asset, all'aumento dei suoi asset, non faccia crescere anche gli asset dedicati all'arte. Questo che state vedendo è un dipinto di Basquiat che è stato il secondo per prezzo l'anno scorso, nel 2021, con 93 milioni da Christie's a New York. Adesso voglio mostrarvi un brevissimo filmato di qualche minuto, risalente a pochissimi anni fa. Voglio guardarlo con voi perché ci mostra nella concretezza una collezione privata che è andata sul mercato. Quando è stato girato il filmato, era per andare sul mercato, stava per andare sul mercato, così da renderci conto di che cosa parliamo quando parliamo di collezioni private di un individuo, quindi non collezioni private di una fondazione o non collezioni private di un trust o collezioni private di un corporate, può essere una banca o una società di assicurazione, ma di un individuo o di una famiglia. E al termine di questo brevissimo filmato potremo commentare assieme qualche considerazione. Sixième toute. C'est très difficile, c'est comme vos enfants, vous avez une famille, vous aimez tous vos enfants. Faut pas non plus être influencé par la mode de certains artistes. En ce qui concerne quand même les collections, Alain est très intellectuel, très cérébral, et moi j'ai une approche complètement intuitive, moins historique. La collection, elle a deux axes, a posteriori. D'abord, c'est une collection principalement européenne. La deuxième chose, c'est qu'elle comporte deux types d'œuvres. Les œuvres qui ont été collectionnées en recherchant des œuvres historiques. One of the reasons why we are just so proud to auction up this collection in December is that it can be an opportunity to get an amazing Basquiat from the best year from 1983 and even some like post-war jewels like Hartung, Mathieu, Athlon, and there's an amazing lab. Effectivement, nous avons une collection importante pour l'œuvre de César. Mais chez moi, ils sont à Neuilly ou à Monaco.
It's very uncommon that you can find on the market at the same time such important pieces of these major artists together. L'équipe très forte, c'est elle n'est pas qu'en collection, elle n'est pas qu'en collection. Se réveiller, d'être entouré d'œuvres d'art, je trouve que c'est très vivant. Tous les jours, je découvre un détail, je ne m'en lasse pas, et c'est vraiment. Ça remet la vie. Come dicevo, il filmato del 2017, quindi è molto recente, lascia intendere a chiunque, anche ai più disattenti, che quando si parla di collezioni private d'arte si parla di importi veramente importanti. Per esempio, in questo filmato, solo guardando i primi dipinti che sono stati lasciati scorrere e soltanto contando quelli con una valutazione a 6 zeri, che era Gilbert e Georges, Basquiat, De Buffet, si arrivava a superare i 13 milioni di euro, escludendo le opere con valutazione 5 zeri e quelle successivamente mostrate nel filmato. Quindi questo serve a far capire indubitabilmente che quando si parla di collezioni da proteggere, di collezioni da trasmettere, di collezioni da tassare, quando si parla di transazioni che riguardano anche soltanto un'opera d'arte, si parla sicuramente di importi importanti, oltre che di valori affettivi importanti, di valori estetici importanti. Tant'è vero che in questa slide che vi sto proponendo adesso, e facendo ancora riferimento a collezioni soltanto di individui e non assegnate a fondazioni o ad altre entità, è facile notare come si parla di miliardi di dollari e non di milioni di dollari. È anche interessante notare come le collezioni stesse sono presenti un po' dappertutto nel mondo. Stati Uniti però sì, ma anche Liechtenstein, Francia, Grecia, ci sono anche delle collezioni molto importanti in Svizzera, in Germania, che sono al di fuori di questo elenco. Credo che quindi sia questo filmato, sia questo breve tra virgolette classifica a 8 che vi ho presentato, lasci intendere veramente a chiunque di che mole di patrimonio sta parlando, anche quando si parla non di investimenti in titoli, non di investimenti immobiliari, non di intangibles come per esempio i brevetti o i marchi, ma quando si parla semplicemente, lo dico in senso ovviamente non riduttivo, semplicemente di investimenti in arte. Un breve excursus penso che sia doveroso dedicarlo al fenomeno di digitalizzazione che l'arte sta avendo, perché come vedremo adesso insieme, molto in breve, il mercato dell'arte in digitale, cioè degli NFT cosiddetti, dei non fungible tokens, sta prendendo dei volumi veramente interessanti. La trattazione sarà veramente ridotta all'osso per non togliere tempo al resto degli argomenti che dobbiamo trattare, però mi sembrava doveroso comunque fare una piccola panoramica a vostro beneficio. Allora, mentre ci si stava avvicinando ad una diffusione dell'arte in digitale, cioè praticamente la trasposizione in digitale di opere d'arte, è arrivata dirompente, velocissima, la tecnologia che anche attraverso gli NFT ha imposto e ha diffuso sul mercato l'arte digitale e non l'arte digitalizzata. Quindi la tecnologia che fa nascere un'opera d'arte soltanto in supporto digitale. E anche, come vedremo adesso, con dei prezzi di acquisto particolarmente interessanti.
credo che non mi sono sbagliato, che l'appetito più grande da parte dei collezionisti, che tra l'altro sono collezionisti abbastanza giovani, è perso soprattutto in non fungible token, che sono certificati di proprietà digitale che riescono a garantire autenticità, unicità e non riproducibilità all'opera. L'opera può essere un file, quindi un MP3 o un JPEG, una scheda di videogiochi o una GIF. E spesso le transazioni avvengono su alcuni portali. Io ve ne ho citati 5, ma ce ne sono tantissimi. Quelli che ho visto sono più attivi e che stanno facendo i prezzi più alti sono il primo che ho citato, OpenSea, e il penultimo, Rarible. E chiunque abbia voglia di farsi un giro un giorno per guardare i prezzi fatti e le opere in vendita si renderà conto di quanto gli NFT stanno quotando verso l'alto il loro valore, i loro prezzi fatti. Io però, che sono un neofita rispetto all'NFT, ho pensato che sia anche giusto lanciare un qualche tipo di warning, qualche tipo di prudente suggerimento per chi si avvicina a questo mercato. Ci ho voluto riassumere in questi 3 punti, ce ne sarebbero tanti altri da discutere, ma per amore di brevità ho voluto riassumere tutti questi 3 punti. Allora, il primo che secondo me è più importante è che quando si trasferisce NFT, a meno che non ci siano accordi a parte, non vengono trasferiti anche i diritti di utilizzazione economica dell'NFT stesso. Poi, il dubbio che abbiamo certe volte quando ci rivolgiamo al mercato dell'NFT è che cosa può succedere quando il sito sul quale è stato creato l'NFT dovesse chiudere e quindi il database dovesse andare perso. E poi il dubbio anche su che cosa viene riprodotto. Certo, ci si può e ci si deve accertare prima di operare un acquisto se stiamo comprando un'immagine soltanto riprodotta, avendone anche la proprietà, o riprodotta senza averne la proprietà, perché altrimenti rischieremmo di comprare quasi una scatola vuota, quasi qualcosa che non ha nessun valore, perché ci proviene da un soggetto che non ne ha la titolarità e la reale disponibilità. E a riprova dell'importanza che dicevo prima degli NFT che stanno avendo sul mercato, questi sono i prezzi fatti nel 2021. Allora, come vi rendete conto guardando questi primi 5 NFT venduti nel 2021, i prezzi che si riescono a realizzare sono veramente importanti. Stiamo parlando di prezzi da 69 milioni di oltre 69 milioni di dollari per Everydays, the first 5000 days di Beeple, sino ai 7 milioni, 8 milioni di CryptoPunk. Quindi questo per dire che anche questo mercato nuovo dell'arte digitale è un mercato che ha dei valori assolutamente di tutto rispetto ed è sicuramente importante. Non solo, se guardiamo le aste del 2021, cui stavamo facendo il riferimento prima, quindi le aste che con i pezzi che hanno realizzato i prezzi più alti, troviamo già all'ottavo posto della classifica del 2021 un pezzo in digitale, quello di Beeple che ho citato prima, Everydays, per 57 milioni di euro, quasi 58 milioni di euro. Questo a dire che non soltanto i prezzi sono saliti, non soltanto che le opere sono molti molto graditi, ma che addirittura si contendono il podio delle prime 10 posizioni. Se lo sono conteso l'anno scorso, andrà sicuramente nella stessa direzione anche l'anno che è appena iniziato queste opere rispetto all'opera che possiamo chiamare più tradizionale, cioè quella degli anni più alti che vedete sono negli anni 50.
anni 30, anni 40 del Novecento. E quindi grandissimo rispetto per questo fenomeno, grandissimo rispetto per chi sta osando di investire fior di milioni in questi nell'arte digitale, NFT soprattutto, però anche non vanno trascurate le considerazioni che abbiamo fatto prima, le attenzioni da avere prima di procedere ad acquisti in questa direzione. Il resto della trattazione di oggi, quindi la mezz'ora che ci resta prima di salutarci, è che ha sull'indice questo bellissimo Rothko del 51, che si è venduto 82 milioni di dollari da Sotheby's a New York, è dedicata invece agli strumenti che possono essere consigliabili per proteggere le collezioni d'arte. E quindi da adesso in poi, lasciando da parte per alcuni versi il mercato dell'arte, parleremo di strumenti per la protezione delle collezioni d'arte. Parleremo quindi di fondazione, poi di trust, poi dell'utilizzo di fiduciarie e il caso della successione e la fiscalità italiana, cercando di dare per ogni argomento la giusta durata in maniera tale da riuscire a trattarli tutti nella mezz'ora che abbiamo davanti. Allora, io mi rendo conto che quando parliamo di fondazione riusciamo con difficoltà ad immaginarla come strumento adatto per gestire un bene quale può essere, o un bene composito quale può essere una collezione d'arte per un gruppo familiare. In effetti la fondazione presenta delle criticità che sono per esempio il suo legame indissolubile che si viene a creare tra bene all'interno della fondazione e lo scopo, però è anche adatta per certe gestioni, soprattutto se parliamo, come vedremo adesso, di fondazioni di famiglia. Allora, chiunque di noi sa che la fondazione ha una finalità che può essere culturale, assistenziale, benefica, di utilità generale. E questa finalità chiunque di noi sa che può essere perseguita soltanto attraverso un patrimonio. Quindi abbiamo uno scopo o finalità, che è un'utilità generale, e un patrimonio che viene legato, che viene finalizzato, che viene destinato a questo scopo. Da un punto di vista generale, le fondazioni vengono istituite per atto pubblico, ricevono il riconoscimento e quindi ricevono l'attribuzione della personalità giuridica o dalla regione se la fondazione ha una attività che non deborda i confini regionali nella regione in cui viene costituita, oppure dalla prefettura se la fondazione ha un'attività che si prevede sia oltre i confini della singola regione. In ogni caso, il riconoscimento o proveniente dalla prefettura per la fondazione che agisce a livello nazionale o della regione per la fondazione che agisce a livello regionale, è un riconoscimento necessario e che attribuisce alla fondazione stessa la personalità giuridica. Come dicevo prima, la particolarità è la durezza, la non flessibilità della fondazione, è che si riesce sì a raggiungere la separazione tra patrimonio del fondatore o dei fondatori personale e patrimonio che va attribuito alla fondazione, però questa destinazione appunto lega questo patrimonio al perseguimento dello scopo che la fondazione ha ricevuto, appunto lo scopo che dicevo prima, che può essere culturale o benefico o altro. Prima di parlare delle fondazioni di famiglia, che sono più vicine alla loro utilizzabilità, allo strumento utilizzabile meglio per gestire le collezioni d'arte, i patrimoni costituiti da collezioni d'arte, è opportuno inquadrare l'atto di destinazione della fondazione, che non è un atto di donazione, e quindi questa cosa può essere oggetto di attenzione quando l'atto di donazione è un atto che non è consigliabile nella
in un certo momento di vita, in un certo momento di situazione patrimoniale di una famiglia, di un individuo, pur essendo un atto a titolo gratuito. E questa è una considerazione da tenere presente quando si vuole decidere il passaggio di un certo patrimonio in un momento per il quale non è consigliabile coinvolgere in una donazione chi si vuole separare da un certo tipo di patrimonio. È un atto gratuito che non ha quindi un interesse di natura patrimoniale disponente, ma ha un interesse di natura patrimoniale del disponente. Questo cosa vuol dire? Lo vediamo adesso quando parliamo di fondazione di famiglia. Allora, la fondazione di famiglia ha fatto breccia, diciamo, nella pratica e nella considerazione di molti studiosi da qualche anno a questa parte, perché il codice civile esplicitamente fa riferimento alla fondazione destinata non ad un vantaggio generale, ma ad un vantaggio soltanto di una famiglia o di più famiglie individuate nell'atto di fondazione. Quindi queste fondazioni cosiddette di famiglia sono interessanti perché il loro scopo, il motivo per il quale vengono realizzate, non è uno scopo benefico genericamente inteso o culturale genericamente inteso, ma invece uno scopo di interesse e di beneficio di una determinata famiglia o di un gruppo di famiglie, destinando alla fondazione stessa, che deve curare il raggiungimento di questo beneficio, che deve curare questo, il raggiungimento di questo interesse, destinandovi quindi una dotazione di tipo patrimoniale. È importante che la dotazione patrimoniale abbia una sua congruità, abbia una sua proporzionalità rispetto allo scopo che viene assegnato alla fondazione stessa, e il patrimonio naturalmente può essere la costola di un patrimonio di un qualsiasi fondatore, può essere costituito non soltanto da una collezione d'arte come nell'esempio che stavamo trattando noi oggi, ma della partecipazione in una società, di immobili o di uno o più immobili, di un capitale finanziario, di un coacervo di titoli finanziari. L'importante è che sia ben individuato lo scopo e che questa dotazione patrimoniale che viene assegnata alla fondazione stessa abbia una sua congruità, una sua proporzionalità con lo scopo stesso. Il rischio sarebbe, se così non si facesse, di non ottenere il riconoscimento della fondazione e quindi non ottenere la personalità giuridica. In pratica la fondazione non riuscirebbe ad essere a venire alla luce, non riuscirebbe ad essere costituita. È interessante notare, per chi si occupa poi di enti del terzo settore, che con una legge del 2017 in Italia hanno preso l'avvio verso una riforma che ancora non è compiuta, che il legislatore sugli enti del terzo settore del 2017 non ha smentito la previsione generale del codice civile e ha quindi citato le fondazioni di famiglia come fondazioni che, non avendo finalità civiche, non avendo finalità di utilità sociale, non avendo finalità di interesse generale, finalità di interesse solidaristica, non possono entrare nel novero degli enti del terzo settore, non possono iscriversi al relativo registro e così via. Quindi noi abbiamo nel 2017 anche la conferma da parte del legislatore di una fondazione di famiglia, anche se citata in maniera non pienamente chiara ed esplicita dal codice civile, può avere la sua ragion d'essere e può perseguire gli scopi assegnati dall'atto di costituzione. Un piccolissimo esempio di scuola. Un collezionista che ad un certo punto abbia voglia di prendere una parte della sua collezione
o l'intera sua collezione e destinarla ad una perpetuazione nel tempo, facendola diventare una entità separata dal patrimonio che invece avrà in successione costituito da altro, può includere all'interno, con un lascito anche testamentario, oltre che fatto in vita, può includere all'interno della costituzione della fondazione la sua collezione d'arte o una parte della sua collezione d'arte, può affidare la direzione, la governance, l'amministrazione della fondazione ai suoi discendenti o a chi lui vorrà, può scegliere gli scopi, che possono essere quelli sia di condivisione con i soggetti esterni, sia invece di fruizione soltanto interna alla famiglia della collezione d'arte, del patrimonio artistico che lui ha raccolto, delle opere che ha collezionato, evitando che tutta la sua collezione, una parte di essa, finisca in successione, quindi dando continuità a quello che lui è riuscito a raccogliere nel tempo. Questo è un esempio molto semplice che può trovare poi diverse declinazioni, laddove le motivazioni che in questo esempio vengono espresse possono essere condivise da qualche caso pratico che si va ad affrontare con i propri clienti. Diciamo che l'argomento successivo che riguarda il trust è un argomento che si sposa in maniera più facile con la gestione di un asset, qual è la collezione d'arte. Più facile perché c'è più margine di manovra da parte del settlor, da parte del disponente, nel dettare le regole del trust e nello stabilire la gestione, quindi chi deve essere il trustee e chi deve beneficiare di quello che lascia e come. I cosiddetti beneficiari di reddito, beneficiari finali. Quindi ora parleremo di uno strumento che sicuramente è più semplice da gestire, è più conosciuto da chi si occupa di gestione del patrimonio delle persone, protezione del patrimonio delle persone, e assolutamente in Italia è molto ma molto più utilizzato. Non soltanto per l'argomento arte, ma per l'argomento patrimonio di famiglia in genere, incluse le partecipazioni delle società. Inutile dire che il trust è già dall'89 che è stato riconosciuto in Italia come strumento che si può utilizzare per segregare dei beni a favore di un certo soggetto disponente, a favore dei beneficiari sotto la gestione di un terzo che si chiama trustee, e quindi come chiunque di voi sa, abbiamo l'esistenza, perché un trust possa essere messo in piedi, di un disponente o settlor, di uno scopo meritevole di tutela, quindi un fine specificato dell'atto di trust, di un patrimonio che venga gestito da un trustee e di beneficiari di reddito e beneficiari finali. Anche qui il trust, se vogliamo fare un parallelo con la fondazione, si presta alle stesse finalità, e cioè quello di pianificare la successione di un collezionista, destinare una collezione d'arte in maniera più studiata e non lasciata soltanto alle leggi successorie, realizzare anche un modo diverso di detenere il patrimonio, ben pensando e ben realizzando un trust soltanto, per esempio, che accolga le opere d'arte, mentre il resto degli investimenti patrimoniali del disponente può essere raccolto all'interno di altri strumenti, come per esempio la società fiduciaria o la holding di famiglia. E questo è un argomento che devo sottolineare, sta facendo spessissimo breccia all'interno delle scelte, delle decisioni degli investitori, che stanno riuscendo a capire che a seconda degli asset, a seconda dei beneficiari, degli asset che si vogliono tutelare, ebbene
scegliere un contenitore diverso caso per caso e fatto su misura caso per caso. Quindi il trust, per esempio, per le collezioni d'arte che si vogliono sottrarre alla successione, soprattutto di successori molto giovani, molto inesperti, è uno strumento che funziona davvero molto molto bene e al pari della fondazione è uno strumento che può essere costituito dal settlor, dal disponente in vita e può andare ad essere alimentato con un lascito testamentario quando il disponente non ci sarà più. Sulla fiduciaria andrò molto molto rapidamente. Innanzitutto, in questa slide non è detto, ma la fiduciaria può avere molto spesso l'intervento di trustee all'interno di un trust. Siccome molto spesso succede che il settlor, il disponente di un trust, non riesce o non può scegliere un trustee, persona fisica a lui vicino, professionista o non professionista che dir si voglia, scegliere quale trustee una istituzione regolamentata e sorvegliata, quale per esempio la trust company di una banca o una società fiduciaria, è sicuramente la scelta migliore e più saggia. E quindi la fiduciaria, oltre che essere utilizzata quale trustee di un trust, può entrare nella gestione delle collezioni d'arte sostituendosi al reale proprietario della collezione stessa con finalità di riservatezza per qualsiasi tipo di mandato, per esempio l'acquisto di opere d'arte, la vendita di opere d'arte, il prestito di opere d'arte o anche il semplice assolvimento degli impegni e degli obblighi di monitoraggio fiscale per le opere d'arte che vengono vendute all'estero. Cioè in pratica vuol dire che la fiduciaria può diventare il soggetto che fa le dichiarazioni sul monitoraggio fiscale all'Agenzia delle Entrate Italiane quando ha il proprietario dell'opera d'arte in Italia, residente in Italia, cittadino italiano residente in Italia, e invece i beni, quindi la collezione o alcune opere d'arte che sono detenute all'estero. E quindi all'interno di questo novero di piccolo cabotaggio, soltanto un monitoraggio fiscale, di grande responsabilità, per esempio il trustee di un trust molto ricco, la fiduciaria sicuramente, a mio avviso, è un ente che riesce ottimamente a risolvere le problematiche del disponente, dell'investitore, del settore, come lo vogliamo chiamare. Questo bellissimo Monet, 72 milioni quasi l'anno scorso da Sotheby's, ci introduce ad un argomento non complicatissimo, ma sicuramente più articolato, perché chiunque di voi sa che quando in Italia si comincia a parlare di fiscalità, le cose divengono abbastanza più articolate. E quindi il penultimo argomento del quale parleremo oggi, prima di sentire le domande che qualcuno vorrà fare eventualmente, è la successione di collezioni d'arte o di oggetti d'arte. Allora, noi abbiamo in Italia la nozione di beni culturali. I beni culturali sono dei beni cui il proprietario riceve un riconoscimento positivo se la pubblica amministrazione ritiene che quel determinato immobile, quel determinato bene mobile abbia un valore e ricopra un interesse artistico oppure storico o archeologico o così via. Quindi quando si parla di beni culturali si parla di beni che abbiano ricevuto questo riconoscimento. Da un punto di vista tributario, però, cambia qualcosa soltanto per i beni culturali che hanno ricevuto, che sono stati sottoposti a un vincolo soprattutto. Quindi, quando parliamo di successione con beni culturali che hanno ricevuto questo riconoscimento, quindi non qualsiasi collezione d'arte, non qualsiasi oggetto d'arte, non qualsiasi immobile storico, ma soltanto uno che ha avuto un riconoscimento in tal senso,
dalla pubblica amministrazione, per capirne la disciplina tributaria dobbiamo guardare se il bene stesso è sottoposto o non è sottoposto a vincolo. Cercherò di semplificare l'argomento per quanto possa essere possibile. Allora, per i beni non sottoposti a vincolo, praticamente abbiamo la possibilità di ricevere uno sconto del 50%, la metto giù facile facile, nel caso degli immobili. Quindi, quando il bene di interesse culturale non ha ricevuto anche, diciamo così, questo secondo, lasciatemi passare il termine, lascia passare questo secondo bollo, questo secondo riconoscimento della sottoposizione a vincolo, quello che si ottiene è che in caso di successione si ha uno sconto del 50%. Gli altri beni culturali che non sono sottoposti a vincolo, quindi beni mobili, invece, non hanno nessun trattamento di favore. Quindi per i beni che vengono sottoposti a vincolo, soltanto sugli immobili abbiamo lo sconto del 50% in caso di successione, per i beni mobili non abbiamo nessun tipo di beneficio. Chi legge questa slide naturalmente leggerà facilmente tra le righe che il fatto che il legislatore sui trasferimenti di ricchezza mortis causa, diciamo così, meno importanti, lasci i beni mobili comunque nel novero del 10%, è una facilitazione, diciamo che è una agevolazione per attenuare il prelievo su quantità di beni mobili che magari hanno invece un valore superiore al 10% del resto del patrimonio lasciato in eredità. Quando il bene culturale invece è sottoposto a vincolo, innanzitutto decade la differenziazione che abbiamo fatto prima tra beni mobili o beni immobili. Parliamo soltanto di beni di interesse culturale che sono sottoposti a vincolo tout court, trascurando la natura di mobili o immobili. Non abbiamo il pagamento di imposti di successione e la donazione si paga in misura fissa. Quindi diciamo che questo fatto di avere uno sconto del 50% sulla successione dei beni culturali non sottoposti a vincolo, il fatto di avere la esenzione per i beni sottoposti a vincolo, ci lascia intendere come il legislatore italiano abbia cercato di avere un occhio di riguardo per il trasferimento mortis causa e non solo di alcune ricchezze di valore culturale oppure archeologico o etnologico e così via. Abbiamo poi alcune particolarità sulle imposte ipotecarie e catastali, ma non vi annoio più di tanto su questo. L'ultimo argomento, anche perché mancano 5 minuti allo scadere dell'ora che ci siamo dati, riguarda invece la fiscalità in genere delle opere d'arte, cioè cosa succede quando passa di proprietà un bene importante, quando passa di mano un quadro di valore, ed altre particolarità che il fisco italiano ha previsto nella sua legislazione. Ho voluto raccogliere quindi, per i pochi minuti che ci restano da passare assieme più alle vostre eventuali domande, qualche pillola sulla fiscalità italiana dell'arte. Allora, una l'abbiamo già vista, e quindi che non vengono tassate le opere d'arte quando sono sottoposte a vincolo, che passano di mano per morte o per donazione. E poi un'altra particolarità del nostro fisco è che le opere d'arte possono essere utilizzate per pagare le imposte, qualsiasi
imposta in Italia in teoria è possibile che venga pagata con beni culturali, sia vincolati sia non vincolati, che però ricevono per questo trasferimento allo Stato una particolare autorizzazione. Quindi lo Stato in teoria è in grado di accettare il pagamento delle imposte opere d'arte, opere di interesse artistico, sia vincolate sia non vincolate. E qui ho cercato di dare una piccola descrizione in dettaglio di quali beni possono essere utilizzati per pagare il dovuto al fisco italiano. Un'altra particolarità che ogni tanto mi sono accorto sfugge agli addetti ai lavori è che in Italia chi produce redditi di lavoro autonomo, quindi soprattutto i professionisti mi riferisco, se comprano oggetti d'arte di particolare collezione, hanno questo costo che deducibile dal reddito, seppure limitatamente all'1% dei compensi professionali. Però la considerazione che io sempre faccio quando parlo di questo argomento è che è una delle poche occasioni con la quale possiamo fare accumulo di ricchezza, deducendoci, a parte le assicurazioni, le pensioni e così via, deducendo una parte del costo, e il costo dal nostro unico. Da ultimo, e prima di lasciarci, voglio trattare un caso, una domanda, un tema che viene spessissimo richiesto come quesito a noi professionisti, e cioè se la vendita di un oggetto d'arte fatta da un privato che l'ha comprato anni prima, che l'ha ricevuto in eredità o che ce l'ha da così tanto tempo che non si ricorda la provenienza, debba essere tassato o non tassato in Italia. Allora, l'interpretazione che non è soltanto mia, ma ho trovato e condivisa dai più, è che quando si ha una vendita, una tantum, diciamo così, non ricorrente di un'opera d'arte che la persona ha acquistato anni prima o ha ricevuto dai genitori o ha ritrovato in eredità, non realizza con il prezzo di vendita un imponibile fine delle imposte sui redditi, perché non sta, diciamo così, facendo un'attività commerciale, non è esercitata abitualmente. Quindi, a mio modo di vedere, ma ti ripeto, questo pensiero è condiviso in maniera più che diffusa, la vendita una tantum di un'opera d'arte anche importante da parte di una persona fisica non realizza materia imponibile, quindi l'intero prezzo che riceve non va in alcun modo tassato. C'è poi qualche collezionista più dinamico, qualche collezionista più spregiudicato, qualche collezionista che ama fare trading con le opere, che si comporta in maniera diversa perché compra e vende più frequentemente. Allora, se questo collezionista ha, oltre che comprare e vendere, ha fatto, dice la Cassazione, anche atti che siano plurimi, che siano coordinati, che siano tra loro diretti per realizzare uno scopo di guadagno, allora potremmo trovarci nel novero dell'atto di un atto sottoposto a prelievo, quindi di un guadagno in capo al collezionista, che ha speculato tra acquisto e vendita in maniera non soltanto frequente, ma anche, aggiungo, come dice giustamente la Cassazione, facendo una pluralità di atti coordinati e diretti perché il guadagno venga raggiunto, quindi atti funzionalmente diretti al raggiungimento del guadagno. Io su questo punto, prima di lasciarvi, faccio una considerazione. All'inizio del nostro incontro abbiamo detto che è bene che si guardi anche con attenzione i documenti che accompagnano un trasferimento.
soprattutto nel caso del privato che vende l'opera d'arte, una tantum, e volendo realizzare quindi la prova di quello che è successo in quella vendita, invertendo l'onere della prova in capo eventualmente a chi volesse fare un accertamento, io consiglio sempre di fare una proposta di acquisto del bene con data certa, quindi firme autenticate. Una volta che viene data da data certa questa proposta, che contiene tutto quello che si può far contenere, quindi la provenienza dell'opera, la descrizione, l'anno, l'autore, l'anno in cui si era stato acquisito, la successione, non successione, il prezzo di vendita, eccetera, sarà poi diciamo così tracciata l'acquisto attraverso un pagamento canalizzato che faccia riferimento a quella proposta, in maniera tale che con un fatto concludente, cioè con un pagamento che faccia esplicito riferimento nella causale di pagamento a quella proposta con data certa, l'acquirente possa andare a chiudere la transazione senza dover sprecare altre carte e altri soldi, mi sto riferendo alle imposte d'atto. Io credo che questo consiglio, se perseguito con attenzione, possa far raggiungere il miglior risultato in termini di esclusione dalla tassazione e di prudenza per gli atti formati, raggiungendo così l'obiettivo di invertire l'onere della prova. Io adesso, Greta, abbiamo raggiunto le 18, quindi ti lascio la parola per sentire eventualmente se ci sono domande o meno. Sì, eccomi. Grazie mille innanzitutto e grazie buonasera di nuovo a tutti. Allora, sì, che sono arrivate delle domande in chat, quindi vado subito a fartele. Condivido nuovamente solo un attimo il mio schermo. Eccoci. Allora, la prima domanda che ci viene fatta è la seguente. È importante pianificare il passaggio generazionale delle collezioni d'arte? Ed è frequente la pianificazione generazionale delle collezioni d'arte? Allora, non è frequentissimo che una pianificazione venga fatta o venga fatta per tempo, perché il collezionista ha non soltanto un amore per la sua collezione, ma anche la voglia di tenerla a sé quanto più a lungo possibile. Non è tanto frequente quanto dovrebbe esserlo, però è un argomento importante, soprattutto laddove ci troviamo, come nell'esempio che ho fatto prima io, con un collezionista che ha bisogno, che deve gestire un lascito importante a degli eredi giovani o inesperti, o che si prevede possano non avere una grande attenzione per questa collezione. Oltre che in questo caso, è anche molto importante che ci sia una gestione attenta del trasferimento, della pianificazione del trasferimento di una collezione d'arte, quando un collezionista, per sua sensibilità o per sensibilità di chi gli fa da art advisor, sa che una collezione non può essere dispersa e che ha un valore soltanto se tenuta insieme. Ecco che allora, se venisse dispersa, si andrebbe a creare un danno economico, patrimoniale, a chi riceve la collezione stessa, e bisogna cercare di fare una pianificazione che tenga insieme i pezzi di questa collezione. Oppure, se una collezione si ritiene che possa raggiungere una maturità e quindi un valore tra diversi anni, potrebbe essere necessario pianificare il trasferimento della collezione magari attraverso un trust per 10 anni, 15 anni, 20 anni, che costringa la collezione a stare insieme, e poi allo scioglimento del trust i beneficiari finali che ricevono la collezione si ritroveranno un valore di collezione sicuramente moltiplicato grazie al trascorrere del tempo
e alle affermazioni che gli autori delle opere avranno avuto. Quindi è molto importante e fondamentale in alcuni casi, lo si fa in maniera sicuramente frequente rispetto a quanto dovrebbe essere fatto. Grazie. Poi abbiamo un'altra domanda, un po' lunga. Allora, ci chiedono se oltre alle normative richiamate in sede espositiva di webinar, esiste un vincolo di obbligatorietà a cura dei privati di segnalare la presenza di beni di interesse archeologico e o di antiquariato di valore certo in un elenco soggetto al controllo degli uffici dei beni culturali e delle locali questure, essendo che il mercato nero di opere d'arte è sottoposto solo a controllo a cura degli esercenti l'antiquariato, sfuggendo così al controllo delle forze dell'ordine, che possono operare il sequestro e o a confisca solo nel caso di rinvenimento durante le indagini e o le perquisizioni. Sì, allora la domanda è complicata, però diamo un'indicazione semplice. La normativa italiana che aderisce ad un accordo, credo, di Vienna di tanti e tanti e tanti anni fa, prevede questo. Solo e soltanto per gli oggetti che possono essere classificati come non di antiquariato, ma archeologici, esiste un vincolo di appartenenza allo Stato. Quindi la preoccupazione che chi ha fatto questa domanda deve avere è la seguente: i beni di cui sto parlando rientrano tra i beni archeologici? Se sì, con l'assistenza di un consulente, di un art advisor, di qualcuno che possa instradarlo verso una soluzione, deve appunto, tra virgolette, far venire alla luce le soluzioni rispetto ad una detenzione che potrebbe non essere completamente libera. Invece, per tutti gli altri beni che non fanno parte del novero dei beni archeologici, ma che sono l'arte antica, diciamo così, in senso più ampio, questo vincolo non c'è. La soluzione quindi è semplice. Deve partire dall'individuazione di che beni stiamo parlando, poi con un po' di attenzione, con il consiglio di qualcuno, si riesce a capire i passi da compiere. Grazie. Poi ci chiedono, collezionista che ha acquistato in circa 30 anni 50-60 moto d'epoca senza mai venderne alcuna, ora vuole dismettere la collezione. La Cassazione concorda nella non tassazione, ma secondo lei a cosa bisogna stare attenti prima della cessione? Contratto, mediatore? Allora, guarda, in effetti la domanda è posta molto bene e anche fa riferimento correttamente alla soluzione che la Cassazione dà, e la soluzione è abbastanza inquadrabile in quello che ho detto prima. Ho anticipato una soluzione pur non sapendo di ricevere questa domanda che è posta molto bene, e cioè, poiché noi sappiamo che il collezionista deve andare a vendere qualcosa che ha raccolto nel tempo senza un fine speculativo, ma con la finalità di avere vicino a sé degli oggetti che lo emozionano, degli oggetti verso il quale ha affetto, amore, e vuole a questo punto della sua vita realizzare una vendita, quindi non ha un fine speculativo, ma la finalità soltanto di trasformare in denaro quello che ha raccolto nel tempo, deve realizzare una prova documentale di tutto questo che stiamo raccontando attraverso una proposta di acquisto con data certa verso l'acquirente, verso ciascuno degli acquirenti della collezione o dei pezzi che compongono la collezione, quindi proposta di acquisto con data certa sulla sua firma. Dopodiché l'acquirente, senza che ci sia un altro atto scritto che va a accettare la proposta che è già data certa, paga l'importo in proposta con riferimento alla proposta della causale del pagamento, quindi data, oggetto, eccetera, eccetera. Quindi per parti concludenti va a perfezionare l'acquisto, perché tu sai che il contratto di acquisto si
protezione quando la proposta viene accettata, quindi l'accettazione con un fatto concludente del pagamento, si trasferisce il bene in maniera canalizzata, quindi con moneta bancaria. Se dovesse qualcuno fare delle indagini, innanzitutto avrebbe l'onere lui di provare, questo qualcuno che c'era intento di fare attività economica speculativa, però la documentazione che abbiamo prodotto è in grado di smentire questo eventuale accertamento. Ti ringrazio. Poi ci chiedono, la mancata tassazione della vendita di opere d'arte ricevute per eredità, abbiamo visto che è un fatto accertato. Tuttavia, se quell'opera d'arte non è stata inserita nella dichiarazione di successione, può rappresentare un problema? Ovvero, il fisco ti può dire non ti tasso l'utile della vendita, ma ti tasso perché dovevi dichiarare l'opera in successione? Allora, abbiamo detto prima che i cosiddetti beni mobili, che sono il denaro, i gioielli, i mobilia, sono inclusi nel 10% che quel 10% che va raffrontato con il patrimonio che va invece in tassato. Quindi se io vado nella mia dichiarazione di cessione di indicare un bene immobile di 100, 10 sarà il valore dei mobili, come ho detto prima, dei beni mobili, indicato, valutato in maniera forfettaria, quindi mobili, denaro, eccetera, eccetera. Una volta che io ho assolto questi valori, se l'opera che ho ricevuto in eredità viene venduta, non ho da temere né la tassazione per successione né la tassazione a livello di vendita. Premesso che, tra l'altro, bisogna vedere se sono spirati i termini entro i quali accertare la tassazione sulla successione, chi vende, quindi l'erede, il legittimario che ha ricevuto l'opera d'arte che la va a rivendere, non ha da temere alcunché perché ha tassato all'interno del 10% di cui si è detto prima quelle opere d'arte. Ci sono ancora altri quesiti? Emilio, ho riscontrato un po' di problemi di connessione, quindi non so se ora mi senti. Allora, adesso ti sento bene, sì. Era andato via il tuo audio. Ok. Sì, scusate, c'è qualche problema alla rete. Abbiamo poi un'ultima domanda. Ci viene chiesto come si risolvono le differenze di valutazione dagli esperti. Allora, in tutti i campi, sia dal campo più tradizionalmente solido che è quello dell'immobiliare, sia al campo più con le valutazioni più soggettive, che è quello per esempio delle opere d'arte che hanno un valore estetico, che hanno un valore di fruizione emozionale e così via, ci possono essere delle valutazioni difformi, ci possono essere delle valutazioni che divergono e divergono anche di molto. Una soluzione univoca in questo caso non si può trovare, però se la transazione alla quale si deve dare avvio, per esempio una vendita verso un acquirente, vuole far intervenire, pardon, una terza parte, per esempio una banca o una private bank che ha anche un servizio di art advisory, con la funzione di trovare una motivazione sul valore più vicino
al reale di due valutazioni diverse sulla stessa opera, quindi quasi a cercare un terzo arbitro che possa risolvere la diatriba, può essere una soluzione. Ora io non so se nel caso che viene posto dal nostro utente, che ringrazio per la domanda, ci sia in corso una seria trattativa di vendita e come sia in quale fase sia arrivata questa trattativa di vendita. Però un'idea potrebbe essere quella di realizzare l'intervento di una banca che valuti anche, diciamo così, in confusione quasi arbitrale le due posizioni. Ma ovviamente, trattandosi di valutazioni soggettive, ciascuna delle due ha lo stesso valore. Ti ringrazio. Ne approfitto per ricordare ai partecipanti che possono sempre scriverci all'indirizzo email info@ascheri.academy, quindi se avete delle domande, dei dubbi, inviateci un'email a questo indirizzo e sarà nostra premura girare poi tutte le eventuali email che riceveremo al relatore. Emilio, io ti ringrazio per essere stato con noi, per la tua disponibilità. Grazie Greta, grazie a te, grazie all'organizzazione di Aschiri Academy che mi ha coinvolto in questo interessante confronto. E ovviamente non possiamo non ringraziare chi ci ha voluto seguire con pazienza per un'oretta che è diventata invece un'ora e un quarto su argomenti sicuramente interessanti e non quotidiani. Che però secondo me non possono mancare di completare la cassetta degli attrezzi di un professionista. Grazie Emilio e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e hanno partecipato al webinar di questa sera. Vi Grazie, buon ringrazio e vi weekend. auguro una buona e un buon weekend. Grazie.